Ci spostiamo a Molfetta, in provincia di Bari. L'inizio del periodo di Quaresima è segnato da un rito antico, il Tité, che si è adattato alle misure restrittive dovute all'emergenza sanitaria. Il servizio di Alba Di Palo. Il silenzio del mattino, rotto dal suono che a Molfetta nel Barese, segna l'avvio del periodo cruciale dell'anno liturgico, i 40 giorni penitenziali che conducono alla risurrezione della Pasqua. Il rito del Tité si adatta alle norme anticontagio per la prima volta nella sua secolare storia. Niente processione notturna tra i vicoli della città, nessun corteo con la croce, solo la preghiera e il suono della tromba sul sagrato della chiesa del Purgatorio. I confratelli dell'Arciconfraternita della Morte hanno deciso così di onorare l'inizio della Quaresima. La croce è esposta dinanzi al portale, dove resterà tutto il giorno, le fioche luci delle candele a illuminare il cammino quaresimale che ogni credente percorrerà con fede e speranza. Bisognava dare un segno a questa Quaresima che purtroppo anche quest'anno sarà purtroppo turbolenta. Non si potranno fare le nostre amate manifestazioni. E abbiamo ritenuto opportuno dare questo segnale alla città come inizio per l'inizio della Santa Quaresima. Un modo per sentirsi comunità nel periodo di pandemia caratterizzato dalle distanze interpersonali. L'emozione ha pervaso comunque il cuore di chi era collegato tramite internet e di chi ha portato quella croce.